Verdi è il compositore della tarda età, è un genio anche prima, però i suoi capolavori sono nella tarda età, i grandi capolavori, i più grandi capolavori. E certo, Aida, Otello Falsa, ma però c'è anche Don Carlos, ma Don Carlos ha varie edizioni, anche Simone Boccanegra, però voglio dire, Verdi con l'Otello è così perfetto, è un dramma così perfetto, c'è tutto il grande sapere di Verdi, tutta la grande esperienza di Verdi, tutto il grande genio di Verdi. In più c'è Shakespeare, in più c'è Arrigo Boito, grande librettista di Verdi. Ma in silenzio, perché sopra c'è il duetto. È che il dramma è dolce e violento, c'è il grande amore, c'è però in questa società, in questo mondo, questo grande amore deve essere distrutto dalla cattiveria di Iago. E questo è il dramma. Dunque, quando ci sono le esplosioni di rabbia di Otello, che crede che la sua Desdemona lo tradisca, ma non è vero, però crede, perché Iago è molto intelligente, è un genio del male. E allora ci sono queste esplosioni e queste cattiverie, queste relazioni umane distrutte e disperate, e Verdi, chiaro, segue, il dramma non è il Falstaff, non è un'opera buffa, è un'opera drammaticissima. Sangue, 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 pam! Io considero il dramma di Otello non solamente un dramma della nostra terra, amore, gelosia, cattiveria, eroismo, assassinio, perché Otello uccide la moglie, e tutti questi sentimenti sono universali, ma io sono sicuro che nell'universo l'essere umano non porterà solo tecnica, porterà anche i suoi lati positivi e negativi caratteriali. Dunque, ecco che noi ci apriamo con questo Otello, un dramma per me perfetto per entrare nell'universo. Ma molto spesso Otello parla di universo. Per l'universo credo reale, credo leale Desdemona, e credo che non lo sia. Molto importante la vostra concentrazione, la vostra intensità nello spettacolo. Questo è molto importante, la concentrazione di voi durante lo spettacolo. Abbiamo un coro bravissimo, disciplinatissimo, è un teatro in evoluzione. Sono sicuro che John Nächtling ha portato qui anche la sua esperienza tedesca, perché io con Nächtling non ho lavorato solo qui, io con Nächtling ho lavorato quando abbiamo fatto il Guarani. Io ho fatto un Guarani, l'unico disco di Guarani che esiste, quello con Domingo, Villarroel, Alvarez e Nächtling, l'ho fatto io, l'ho prodotto io. Io ho avuto dal Presidente della Repubblica brasiliano la Stella do Sul. Questa è la più alta onorificenza brasiliana. L'ho avuta 20 anni fa e l'ho portata qui in Brasile come ricordo di questa. E io scritturai John Nächtling per fare il disco. E ci conosciamo da lì. Bello, no?